Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi con un video make-up e mi mancava un sacco girare in questa postazione perché è quella un po' più sbattuta da comporre, ci si mette un sacco a sistemare tutto e quindi spesso vado nell'altra. Però in questa riesco a mettere lo sfondo bello dritto o comunque molto di più che dall'altra parte, visto che scorsa volta non ero appunto riuscita a farvelo vedere per bene. Eccovi qui lo sfondo Ouija. Né in realtà lo sfondo che avrei voluto per il video di oggi, né avrei preferito uno tutto quanto rosa. E mi ero tra l'altro anche portata, solamente che adesso mentre stavo andando a comporre sfondo e tutto quanto, mi sono accorta che non era un telo, ma era tipo un tessuto gigante, lunghissimo, ma a tubo. E quindi non mi serviva lunghissimo, ma mi serviva appunto alto. E non lo era. Non vi nego che ci sono rimasta molto male, e sarebbe stato perfettamente in tema con il video di oggi, però abbiamo questo qui che è comunque molto bello. Perché sarebbe stato perfettamente in tema con il video di oggi? Perché, come avrete già letto dal titolo, andremo a provare insieme la collezione Pink Religion di Jeffree Star Cosmetics. Per l'occasione ho anche la maglietta di Mean Girls perché era di un rosa bellissimo che ci stava troppo e è un pigiama, ma facciamo finta di niente. Sembra che finalmente le campane abbiano smesso di suonare, io mi sono avvicinata un pochino per farvi vedere meglio il look. Ho cercato anche di centrare un pochino di più l'inquadratura con lo sfondo, penso che adesso vada meglio. Comunque, ho già deciso di iniziare dagli occhi e come primo step vado ad applicare un primer, vado ad applicare lo Shadow Insurance di Too Faced, non fate caso alle condizioni che è tipo super sporco. Tra l'altro mi sa che tra poco di questo primer dovrò prendere la full size perché l'ho quasi finita questa. Visto che iniziamo con gli occhi, vi faccio vedere un attimino la palette. Come potete vedere, sì, spero che si veda, in realtà dal vivo è molto più rosa fucsia, tipo così. È tutta incisa tipo bibbia. Qua di lato è fatta effetto tipo pagine oro. Mentre questo invece è all'interno. Mi piace un sacco la color scheme di questa palette. Vado ad applicare come primo colore Vatican Vanity perché è un colore scuro ed è consigliato comunque iniziare con un colore scuro piuttosto che uno chiaro e poi sfumarsi su uno scuro. Appunto potrebbe non aderire per bene. E lo vado a mettere appunto nella parte più esterna. Devo confessarvi in realtà che con questa palette ci ho già fatto un look, però l'ho tenuto più sui toni del rosa. Stavolta lo voglio incentrare un po' più sulla parte lilla violetta della palette. Ora a sfumarlo, prima da solo, cercando di dargli una forma un pochino allungata. Dopodiché vado a sfumarlo con Fashion Fade, che è il lilla appena sopra Vatican Vanity. Mi piace tantissimo la sfumabilità di questa palette, i colori non fanno macchie, sono belli pieni, mi piace veramente tanto. Aggiunto intanto un punto luce rosino con Frosting Cult, ovvero questo. Prima ho sfumato con questo e adesso vado ad applicare questo nella parte più interna. Però è molto rosa, è un po' troppo rosa per quello che avevo in mente, quindi lo vado a cambiare con Dollhouse LN, anche se in realtà ci sarebbe forse stato meglio più che Pink Fever Jeffree Star, assolutamente. Vado ora di nuovo con Vatican Vanity a intensificare un pochino qui, anche se appunto non prenderà penso come all'inizio, però almeno una base l'abbiamo fatta. Arrivati a questo punto, io direi di fare una cut crease senza correttore, quindi molto leggera, e di andare poi con Princess Crown, che è questo bianco, in realtà sì, sembra bianco dalla videocamera. Vi assicuro che è un rosino super pastello pieno di riflessi dorati. Come vi dicevo, è uno dei colori che ho già provato ed è stupendo. Vado quindi come al solito con la mia colla per glitter di NYX e li vado ad applicare su appunto tutta la zona. Applico Princess Crown con un pennellino a spugnetta che sapete che per questo genere di ombretti sono perfetti. Ne ho un altro di ombretti che ci sarebbe stato benissimo, sempre di Jeffree Star, ma è dalla palette quella lilla, e visto che oggi vado ad utilizzare questa rosa, non sono stata a portare pure quella, però questa è bellissima. E adesso vedo se magari metterci anche su un pochino questi brillantini di Shiglam. Questi sono gli Icy, se vi possono interessare. Benissimo, a questo punto non capisco se l'effetto mi piaccia o anche no.
nel dubbio continuo a sistemarli. Vado a fare l'altro occhio, metto l'eyeliner, ciglia finte e noi ci rivediamo per la base. Eccomi di ritorno con il look occhi quasi finito, manca solamente la parte sotto, ma quella la faremo una volta finita la base. Vorrei rendervi partecipi del fatto che mi sono innamorata dei glitter messi così, ok? E avrei voluto mettere magari delle ciglia finte più piccole, ci ho provato, ma non ce l'ho fatta. Sono ricascata in queste super lunghe e niente, mi piacciono troppo. Vado ad utilizzare come primer l'Holy Mist Facial Spray, sempre di Jeffree Star, della collezione Pink Religion. Ha una mist super fine, super delicata, ancora di più del Continuous Setting Spray di Morphe, che è il mio setting spray preferito. Questo si può utilizzare sia prima sia dopo il make-up, quindi sia come primer sia come setting spray. E ha un profumino super dolce, mi ricorda tipo le caramelline. Ed è infuso con il Dragon Fruit. Vado ora ad applicare un pochino di correttore aranciato sulle mie occhiaie. Vado ad utilizzare il Revolution Super Size Conceal and Define, questo qui Giga, nella colorazione C11. L'unica nota negativa dei glitterini così è che vanno ovunque, tipo ora ne ho uno qua attaccato sulle ciglia. Sono riuscita a toglierlo e uno che mi si è antegato sotto il correttore, ok? E se poi dovesse venire via per sbaglio una volta finita la base, dovrà cascare il pennello, chiaramente, dicevo. Dopo viene brutto l'effetto perché tipo se viene via resta tipo stencil, ma non con un effetto carino. Vado ora con un correttore più chiaro. Vi stavo dicendo che correttore vado ad utilizzare questo di Yves Rocher in stick. E vi devo dire che mi piace un sacco perché lo trovo abbastanza coprente. A volte lo utilizzo anche come base. È super morbido, non so se ve l'ho detto. Non è di quelli che appena li mettete si seccano subito. Cioè, comunque lo riuscite a lavorare. A me piace un sacco come effetto, cioè, come potete vedere, ha coperto perfettamente tutto ciò che c'era da coprire. Per fortuna io in questo periodo non ho una brutta pelle, cioè nel senso non ho imperfezioni o chissà cosa, però comunque ha fatto il suo dovere. Come fondotinta vado ad utilizzare l'Era d'Io di Yves Rocher nella colorazione beige 200, che però è un pochino scura per me e quindi la vado a mischiare con il Bright Rules di Wycon nella colorazione NC20, che da solo appunto è un po' chiaro per me. Questo è molto più liquido rispetto a quello di Yves Rocher, si sente anche. E come combo mi piace tantissimo, nonostante appunto le texture diverse, mi piace molto il finish che si va a creare e anche come colore, mischiandoli insieme ci siamo abbastanza. Una volta sfumato con il pennello di Spectrum di 04 della collezione di Hello Kitty che ho ricevuto per il compleanno, se vi ricordate l'avevo fatta vedere in uno, no, nell'ultimo video delle novità by Trendmood. Passo anche la blender inumidita in modo da togliere per bene l'eccesso di prodotto. Vado a fissare con la cipria di Fenty Beauty la Pro Filter Setting Powder nella colorazione Butter. Ho avuto modo di testare questa cipria praticamente per tutta la durata delle vacanze, appunto ho comprato la mini size appena prima di partire e mi è piaciuta veramente tanto. La cosa super particolare di questa cipria è che ad annusarla così non ha profumazione, mentre invece appena l'applicate, cioè anche sul pennello non si sente tanto, ma appena l'applicate esce proprio un profumino super buono. A me ricorda moltissimo il profumo La Dolce Vita. L'ho fatto sentire anche mia mamma e anche a lei le ricorda quel profumo preciso. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se ce l'avete, se avete mai sentito appunto La Dolce Vita per fare il paragone. Tra l'altro è uno dei miei profumi preferiti in assoluto. Passo ora al bronzer e vado ad utilizzare la Hoola di Benefit, che come sapete è uno dei miei bronzer preferiti. E lo vado a sfumare anche un po' più in alto. E lo vado a sfumare anche leggermente più in alto, così da avere anche un effetto simil blush. Vado ora di nuovo con la Mist. Madonna, quanto è buona! Sapete che amo queste profumazioni dolci. E direi di passare ora a questa bellissima palette di illuminanti, ovvero la Sacred Glass. Ecco qui il pack interno, cioè è stupendo. Spero che riusciate a vedere tutte le decorazioni che ci sono sul pack. L'interno
Voilà, super riflettente, fanno impazzire. Mi ricordano un po' come texture di Kat Von D, non mi ricordo come si chiamano. Comunque, vabbè, quelli che ha fatto super colorati, che io già ho quello rosa, che sono formati più che altro da glitter. Questi me li ricordano un pochino e la cosa mi piace perché quelli li amavo, appunto. Vado quindi con un pennellino da illuminante a prelevare questo qui più chiaro. Questo è un illuminante super riflettente, mi piace tantissimo. Non so se dal video rende quanto rende nella realtà, comunque è super super riflettente, che tipo vi vedono dalla luna. Ma facevo da un sacco mettere l'illuminante sul naso, ma che bello che è. E ne vado a mettere anche un pochino qui. Lo metto con il dito. Sì, così sembra di plastica. Mi piace un sacco l'effetto. Eccomi tornata al look completato. Sulle labbra ho applicato questo rossetto di Jeffree Star, che non vi so dire il nome perché l'ho trovato nella mystery box, però penso che sia di una sua futura collezione, perché tipo ha la stellina stile cowboy e tipo il logo che ha adesso con la Star Ranch. Quindi non so se possa c'entrare qualcosa, però nel caso sappiate che non so il nome per quel motivo. Ho completato gli occhi con ciglia finte, vabbè, mascara e matita nera sfumata con il pennello a punta che ho utilizzato prima con il viola più scuro. Ho messo qualche accessorio e magari adesso con voi vado ad applicare questo ombretto di Beauty Bay Liquid Crystal Eyeshadow nella colorazione Opal, che è questo rosino che ha tutti dei riflessi un po' azzurrini, super cheap, non vi sto neanche a dire, aiuto. Vediamo un po' se ci può stare bene. Alla fine, avendo dei riflessi un po' azzurrini, va a riprendere quelli dei glitter che abbiamo messo all'inizio, quindi ci sta. E quindi niente, direi che per il video di oggi è tutto. Fatemi sapere se vi piace il look, a me alla fine piace un sacco com'è uscito. Tra l'altro ho finito il video anche appena in tempo perché sta arrivando luce che non deve esserci. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box perché lì troverete tutti quanti i miei link per andarmi a seguire anche su TikTok, che posto sempre tantissimi nuovi contenuti, la mia pagina Instagram principale che pure lì sono super attiva e la mia pagina Instagram di makeup che appunto posto tutti quanti i miei lavori. Io vi ringrazio per essere stati con me in questo video, vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!